gli avvocati Gulisano, Papalia, Calì, Marchese, l'avvocatessa Calatabiano, l'avvocato Antille, Antoci. Il signor Tuccio aveva chiesto di fare dichiarazioni? C'è? Sì. È in aula? Vuole venire qua o vuole parlare da lì, signor Tuccio? Sì, mi può togliere il paravento, per favore? Signor Presidente, sono io, strano mai. Aspetta, sono un funziono cosa. Ecco, grazie. Vuole parlare da lì o vuole venire qua, su? Vuole venire qua? Sì, allora se me lo accompagnano un momento. L'avvocato Pavone dovrebbe sostituire il difensore non presente al momento in aula. Grazie. Allora, trattasi dell'imputato Tuccio Salvatore, ha la parola. Che le dichiarazioni spontanee, però capisco in me stesso che ci faccio vedere troppo tempo. No, mi scusi, se mi posso riservare che gliele faccio a Catania e le posso anticipare solo una qua. Diciamo in merito che il collaborante Samberi ha detto che io ho mandato per avere notizie da due signori che fanno servizi a Catania. Io per l'incomodità di queste persone non mi permetto nemmeno di dire il nome. Ora, io non ho mai mandato a Marchese per sapere se c'era, diciamo, per avere notizie se c'era queste brizze, queste cose, perché io non avevo nessun interesse. Ora, questa situazione, anzi il collaborante qui, si è ridotto, ma nella fase istruttoria, diciamo, si è prolungato di più, indicando particolare e cose come che questi signori, io avevo presentato degli arresti domiciliari. Io, signor Presidente, non ho mai presentato degli arresti domiciliari, ma le posso dire di più, signor Presidente, che quei signori non sono stati mai i miei giudici. Non mi hanno mai fatto un processo, e questo dimostra la falsità del collaborante Samberi e per lealtà, perché non è giusto che buttano il nome così a vanfara, come si dice, e dire Tuccio mandava da Marchese a sapere notizie. Signor Presidente, il collaborante Samberi, per quello che ha detto, si è pentito il 5 gennaio del 1993. Io, Tuccio Salvatore, e lei lo può vedere poi nelle intercettazioni telefoniche, fino al mio arresto, settembre 93, era un'azienda. Se io avevo dei timori o avevo qualcosa, non mi dedicavo all'azienda. Quindi questo le dimostra perché. Se io non avevo timore di lui, che già sapevo che era collaborante, che timore potevo avere di dirgli a dottor Marchese, informati se c'è un brizzi, che cosa mi interessava? Questo dottor Marchese ha battezzato mia figlia Amalia, e
questa ha avuto solo la sfortuna della sua vita di aver conosciuto a me, perché il dottor Marchesi era amico della famiglia di mia moglie. Una volta che io mi sono sposato, ha conosciuto a me e mi ha fatto compare delle nozze. Poi mi è nata la bambina e me l'ha battezzata. Questo era un vice direttore dell'INPS, una persona che lavorava fuori di ogni cosa, che è stato solo, come dire, sfortunato nella vita di aver battezzato mia figlia Amalia. Ma me ne creda, signor Presidente, è fuori di ogni cosa, non è giusto calunniare queste persone. Io non sto parlando per me, ma per questa persona non c'entra niente, è fuori di ogni cosa, è fuori di tutto, signor Presidente. E mi creda, lo dimostrano i gatti, tutto lo dimostra, per giunta io non le potevo dire mai. Vai da questi signori. L'ho detto, lei si preoccupi per la difesa dell'imputato Marchese, ci penserà il suo difensore. Ora, se poi chiedere l'attività istruttoria che sarà necessaria. Se posso fare le dichiarazioni spontanee a Catania, se lei me lo permette, in merito a quello che ha detto Semberi sulla mia persona, lo faccio lì. Sì. Io la ringrazio. Davvero. Allora, il Paravento e il signor... Chi c'è? È l'avvocato D'Angemi? Sì, vuole dare atto della mia presenza, signor sì. Presidente, grazie. Non ho comunque sentito da dove venivo, ho sentito delle voci ma non ho capito che... Presidente, strano Mario, la 12. Strano Mario. La 12. Alla 12, Presidente. Allora, la linea alla 12, per favore. No, signor Presidente, guardi, sono strano Mario, mi scusa se non so parlare perché io parlo proprio a catanese. Devo venire lì che ci devo parlare. Facciamo l'autorizzazione e poi lo facciamo tradurre. Sì, sì, lo stesso. Sì. Devo fare una dichiarazione, signor Presidente, perché lei lo sa che io non ci sento. Perciò devo venire per forza là, perché non ci sento io. E il signor Strano? Mi dica. Strano Mario? Sì, sì. Signor Strano, dobbiamo procedere. Ad altro, lo dobbiamo rinviare, se lei deve venire qua dobbiamo rinviarlo al momento successivo, se no dalla cella. E lo stesso per gli altri. Diamo atto della presenza dell'avvocatessa Viscuso, dell'avvocato Ragonese, dell'avvocato Franco Russo, San Bataro, Napoli, Catania, Rapisarda. L'avvocatessa Caltabiano, Dionisi Valenti, l'avvocato Amato, l'avvocato Antoci, l'avvocatessa Danna, e mi pare di non aver scordato nessuno. Se ne ho saltato qualcuno, si faccia sentire. L'avvocato Antille, l'avvocato Marchese, non so se l'avevo detto, e in ogni caso la cancelleria verbalizzerà le presenze. Quindi introduciamo il signor Pulvirenti. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo proseguire, signor Pulvirenti? Allora, il pubblico ministero può procedere. Signor Pulvirenti, sì. Ieri stava iniziando a parlare dell'incontro, della visita che Santa Paola le fece sì. Della durata di 7 giorni. Sì. Ecco, vuole indicare il periodo e appunto le circostanze... Cioè quando il periodo posso portare delle, perché non mi ricordo bene le date, e penso però che Piero era in galera in quei tempi. Piero chi? Mio genero. Deve Puglisi. Dire sempre nome e cognome. Puglisi era in galera. Sì. E avevo un paio di mesi, circa un paio di mesi, che era stato ucciso Marino Cammello. Sì. E ricordo queste particolari. Proprio i tempi precisi. Questo particolare. Quindi Puglisi detenuto e sì, era detenuto. L'uccisione di Marino Carmelo. Va bene. Sì, mi ricordo questa data, sì. E allora è successo che poi da questa proprietà dove era Santa Paola insieme a me, limitanti di questa proprietà, c'è uno che si chiama Affiorena, che ha una villa.
e allora io, essendo che ero limitante, avevo un'amicizia con questo, anche perché il fratello di questo si chiamava Saro e era stato in galera con me nel 55, era stato insieme a me, però è più grande di me. E allora, essendo che è nata questa amicizia, noi altri in quei giorni si è discusso di fare un paio di uomini di onore. E allora questi uomini d'onore sono stati fatti in questa villa di questo Affio Arena. E allora hanno partecipato in questa riunione io, Santa Paola, c'era Aldo Iacolano, c'era Maurizio Aula e poi c'erano pure forasteri. Chi era questo? Poi c'erano pure dei forasteri che sarebbe Lidlo Conti di Ramacca, c'era Ciccio La Rocca di Caltagirone. Mi scusi, dove era questa riunione? Esattamente il luogo? Il luogo, l'Acqua Rossa. L'Acqua Rossa. Acqua Rossa, stesso dove ho detto ieri. E quindi li vuole indicare tutti i personaggi? Già alcuni li ha indicati, ce ne sono altri? Sì, io sto indicando in mano a mano quelli che insomma mi ricordo che erano di mia conoscenza. E quello che ho detto già l'ho detto. Poi c'era anche di Enna, c'era uno che era un vecchio, uno grande, che loro dicevano che era Ozzondoni, però che io... Era? Dicevano che si chiamava Ozzondoni. Era una persona da anni, circa da 80 anni, così. Però fu la prima volta che io l'ho visto, insomma non è una cosa che posso... Dicevano che era di Enna. Aveva qualche carica... Come? Ricopriva qualche carica questo personaggio? Di Enna, certo, era di Enna. Sì, e lui aveva, nell'ambito... Sì, lui aveva pure un autista che si chiamava Angelo, io questo l'ho detto a Cervocesi, che si chiamava Angelo, questo autista. E questo autista era giovane, circa di 35 anni, 32 anni, così. E c'era Mangione pure, in quei tempi, Mangione Francesco, Iano Iacolano, c'era pure... E c'era questo Nuccio Coscia di Acerriali, che è stato battezzato, e è stato battezzato pure mio figlio Nino, in quel giorno. E chi sono stati i padrini di... E allora i padrini sono stati, per mio figlio è stato Santa Paola, per Nuccio Coscia è stato Iano Iacolano. E dico, in questi 7 giorni c'è stata soltanto questa riunione? Sì, no, c'è stata questa. Questa poi, soltanto? Questa fu, la cosa importante fu questa, ecco. Ecco, ma la presenza di questo personaggio, questi personaggi forestieri, sì, era in funzione di questa cerimonia che doveva essere fatta, oppure erano lì per altri motivi? Non era... Insomma, era perché lui aveva un po' di tempo che non lo vedevano, perché Santa Paola era lontano, era stato insomma a Messina che non lo vedevano, e allora in quell'occasione pure insomma si sono incontrati anche per vedesse, certo parlavano questo. Ho capito. Perché quando uno si incontra si parla di tutto, non è che si parla di una cosa, è così. E lei ha detto che questo fatto è avvenuto dopo l'omicidio di Marino. Sì, di Marino. E penso che Piero non c'era, era in galera. E quanto tempo dopo? Di Marino? Ma un mese, 2 mesi, così poco. E lei non ricorda in quel periodo, anche per avere quest'altro riferimento, in quel periodo Santa Paola in quale, qual era stata la sua ultima... l'ultimo luogo di latitanza di Santa Paola? Ora io penso a sì, ma però giustamente non è che uno può pensare, perché Santa Paola era un elemento che si spostava a tanti posti, perché lui era stato pure sempre nel lontano l'83, così era stato pure da un posto che era Giardino, vicino nel suo cognato Pippo, dietro il Capannoni. Era stato pochi giorni, un paio di mesi, così. Questo suo cognato Pippo chi? Iacolano, è il cognato di lui. E dove era? Il suo capannone, c'era questo giardino, una proprietà, però non so di chi è questa proprietà, io sono andato là a trovarlo.
verso l'83, così, e quando sono andato là a trovarlo, e poi è venuto a trovare a lui pure per domadonia. Dove? In questa località, vicino a questo capannone. E lei c'era? E lei c'era? Io? Certo, come? Sai che non era là, c'era io, Piddu Madonia, e c'era Peppi Calanza, che è di ceramica questo, Peppi Calanza. E un? Peppi Calanza. Sì, sì, che cos'è, che lavoro fa? E, no, è di ceramica, non lo so che lavoro fa, veramente va, non lo so questo. C'era Tamborelli, Giovanni, che è di Mestretta. E insomma, eravamo là, si discutevano più o meno questo. Ho capito, dico, e ritornando alla visita? Alla visita? Alla visita di questa dei 7 giorni. Sì. E, dico, l'unico fatto importante è stata questa funzione. Questa funzione. Sì. Lei ha detto che ha indicato che il periodo in cui è stato fatto uomo d'onore. Sì. Ha detto che è entrato nel gruppo nell'81-82. Sì. Ma lei aveva anche un suo gruppo, una sua organizzazione? Non signora, non è che eravamo pochissimi, eravamo... Voi diciamo, altri chi? Voi altri chi? Noi altri sarebbe io, Pugliese Pero, mio figlio Nino ancora era ragazzo in quei tempi, era ragazzino. E c'era Mirabile, che poi questo fu ucciso, e fu ucciso in casa mia questo, e poi fu ucciso in casa mia. C'era questo Angelo Tomacchio. È stato ucciso in casa sua? Sì, è stato chi? Ucciso in casa mia. Chi? Mirabile, sì. Raffaele è stato ucciso da un ragazzo di Barrera che si chiamava Pippo Pepe, però il cognome non lo so. E perché c'è stata una storia che questo Pippo Pepe... Scusi, Polvidenti, se non interessa particolarmente questa vicenda all'esaminatore. Sì, sì, sì. Né negli atti, nel verbale, sì. Che fa parte degli atti del processo. Sì, sono nell'altro processo. Dicete voi altri quello che... Dottoressa, nei rapporti che facciamo sulle... Non ce l'abbiamo la scheda di qua. Come? Siamo provvidenti. Sì, dottore. Quindi ritorniamo alla domanda che le avevo fatto originariamente, cioè lei aveva queste persone assieme, era assieme a queste persone, lei ha nominato alcune persone, sì. Facevate un gruppo? Quando è stato, non eravamo un gruppo, sì, prima, in primo tempo, però eravamo sempre affiliati con Santa Paola, non facevamo cose di, insomma, non eravamo noi altri. Poi questa spartenza noi altri l'abbiamo avuto nelle fine dell'83, perché ci siamo fatti un gruppo grosso. Nella fine dell'83. E perché Samberi, Gangagnolo, questi, eravamo tutti insieme, però eravamo insieme per fare la guerra con Santa Paola, non eravamo di parte. Con Santa Paola, sì, che cosa significa? Perché c'era la guerra, anzi, eravamo, il capo era lui, eravamo okay. Sotto il suo dominio. Non eravamo via parte, ecco. Poi sì, ci siamo fatti forti, abbiamo fatto un gruppo, ma sempre eravamo con Santa Paola, non è che noi se facevamo una cosa non ci facevamo sapere perché ce l'avamo a fare sapere. Mi faccio capire, gliela facevate sapere oppure non gliela facevate sapere? Ma anche che non si fa, perché usarlo come io, quando si fa una guerra, perché abbiamo avuto la guerra a Mister Bianco, succedono degli omicidi, non è che uno... questo omicidio ci va a dire, vedi che domani, dopodomani devo fare questo omicidio, questo no, succede e poi ci facciamo capire che siamo noi altri. Ho capito, questo per quanto dice? Riguarda la guerra che avete fatto voi a Mister sì. Bianco o per tutti i fatti?
Ma quando c'è la guerra è quasi per tutti i fatti, perché noi altri nella guerra siamo come i cacciatori, quindi siamo a caccia e siamo cacciati. Quindi quando succede un omicidio poi però si fa presente subito e poi si capisce che questo è stato fatto, per dire, di noi altri, secondo le persone magari che lo facevano, fu io, anche che quello era stato con 10 persone, perché certe volte succede che un omicidio viene incaricato una persona, poi quello magari lo fa con 10 persone altre, specialmente se una persona che viene preso vivo così, anche può essere 20 persone in certe volte, uno non lo sa, però la persona interessata, che è stata interessata o del capo o di un capogruppo, dice sono stato io. Questo. Le cose camminano così nella famiglia. Lei stava parlando, soltanto una rapida indicazione, lei stava parlando della guerra di Mister Bianco, la guerra a Mister Bianco o contro chi era? Era contro i Cosenecuoci. Ecco, e in questa guerra il gruppo Santa Paola ha partecipato? In questa guerra... Non ha partecipato per qualche cosa, perché noi altri magari eravamo abbastanza... di poterla combattere questa guerra, però erano pure a disposizione ragazzi di Santa Paola, però non c'era di bisogno, perché noi altri eravamo abbastanza forti per poter combattere questa guerra. Scusi, tornando un attimino indietro, anche per avere un po' meglio in mente le date, con riferimento a questa cerimonia di iniziazione di suo figlio e di Minuccio Coscia, lei era già consigliere oppure ancora? No, non era consigliere, no. Quindi lei è diventato consigliere dopo? Era uomo d'onore. Era uomo d'onore, se consigliere. Da poco, era uomo d'onore. Non consigliere lo è diventato dopo. Sì, sì. Ecco, ci vuole ora chiarire quali sono i rapporti, quali sono stati i rapporti tra la sua organizzazione, quella cosiddetta appunto del Malpassoto, sì, e quella del Santa Paola, cioè quali sono stati gli incontri, come avvenivano le decisioni, se vi incontravate, chi partecipava ora di partecipare. Gli incontri vengono in questo modo perché nel mio gruppo, nella mia organizzazione c'erano uomini d'onore e Franco Stimoli era uomo d'onore, mio figlio Nino uomo d'onori, Piero Puglisi uomo d'onori, e allora il compito è questo, che questi, un uomo d'onori si parte appena deve succedere una cosa, cosa deve fare, anche delle istruzioni, qualsiasi cosa si deve fare, e se ne deve andare nel capo di Cina, perché la cosa cammina così. Poi il capo di Cina, che il capo di Cina parla con il vice rappresentante e decide se quello che io ho mandato a dire si può fare o non si può fare. Così vengono questi... Questo quando si tratta di cose che volete fare voi? Istruzioni anche di un omicidio, perché un uomo d'onore può parlare, che poi non ha nessuna importanza, perché l'omicidio lo fa l'affiliato pure, non è che lo fa l'uomo d'onore. Perché i soldati sono tutti affiliati a quelle che uccidono le persone, non ha niente che dire, ma però l'usanza è quella. Ecco, mi scusi, la precisione è quella. Mi scusi, non ho capito una cosa. Questa usanza, lei sta facendo riferimento ai episodi delittuosi che riguardavano il vostro gruppo, cioè quello del Malpassoto, oppure sta facendo riferimento a tutti i fatti anche che riguardano, cioè queste riunioni? Sì, tutto va nel capo di Cina, anche del gruppo di Santa Paola, perché che importanza ha? Ci sono tanti ragazzi o fanno un'istruzione o fanno un'altra cosa, tutti vanno a riferire nel capo di Cina, perché devono andare da lui. E lei sa quali sono stati e chi sono stati i capi decina della famiglia catanese di Cosa Nostra? Di quello che so io, e il capo decina sono stati così. Prima, quando c'è stata la guerra, perché questo io poi l'ho capito in secondo tempo, perché prima non si poteva, è stato Torre de Lova, e poi a Torre de Lova ci hanno tolto questo posto, perché lui... per la famiglia più non era
insomma, attivato, non attivava bene verso la famiglia, perché aveva le sue affari per guadagnare soldi, che aveva la sua frabbichetta che faceva dei mozzarelle, dei cuosi, e allora certe cose lui le trascurava, essendo che si trascarisci, e allora questo grado lui l'ha perso di Capodicina e l'ha appeso poi il galletto Galletto chi? Galletto Campanella. Continua. L'ha appeso Galletto Campanella e il Capodicina era lui che poi è stato, insomma, e cioè, è stato poi? È stato, no, usato, perché era, insomma, è stato un guerriero, Toro de Lova, è stato un soldato valoroso puro. È un uomo d'onore fino adesso, solo che per dire, lui non poteva disponere come poteva, perché Galletto deve essere a disposizione in Capodicina dalla mattina alla sera, ci devono essere questi appuntamenti, perché deve ricevere continuamente, e poi Capodicina si deve sbrigare puro se ci sono pacificazioni con gli altri avversari, se uno si può filare, se ci può discutere, deve sapere ogni cosa. Che significa filare? Filare significa un filamento, come diciamo a Baccaglione Matri, di pigliarlo con i buoni, uno anche si bacia, si fa, quando si incontra qualcuno che è avversario, però è un avversario. Insomma, ci sono queste carattole magari. E c'è stato però un periodo in cui, innanzitutto, lei sa se poi il Campanella è stato detenuto? Sì, è stato detenuto poi a Caltanissetta. A Caltanissetta fu poi macchiato il processo, fu detenuto. Caltanissetta era insieme a mio genero. E nel periodo in cui Campanella è stato detenuto, il capo di Cina chi l'ha fatto? E quando, insomma, quando lui è stato detenuto, anche poi Torino de Lova hanno arrestato, però si arrangia, quando non c'è un capodicina che poi se ne aspetta un altro, anche che passa un anno, due anni, si arrangia per dire, dice, come si arrangia? Per dire, le cose a mano si può pigliare un vice rappresentante, si va all'accomodo, fino a che si indica la persona che poi si deve fare. Cioè, non ho capito, perché... non ho capito cosa c'entra il vice rappresentante. Sì. E mi fa capire... Un vice rappresentante sarebbe sotto di Santa Paola. E non, le stavo chiedendo, quando non c'è il... Quando non c'è il capodicina, che non c'è il capodicina, e non si ci fa, insomma, un passaggio che dice Pichena fa un altro, perché giustamente se deve uscire da un giorno all'altro, deve fare un anno, due anni, quelli due anni si può accomodare pure, tramite, mettiamo, il vice rappresentante. Cioè il vice rappresentante esercita anche le funzioni di capodicina? Sì, si può esercitare, in mancanza di capodicina. E quindi nel caso di Catania, chi ha fatto contemporaneamente ha ricoperto contemporaneamente le due cariche? Ma in quei tempi il vice rappresentante mi sembra che era Mancioni. Perché poi Mancioni ha lasciato questo posto di vice rappresentante e l'ha dato al suo genero Addo. Ma dico, lei ricorda se c'è stato un periodo in cui contemporaneamente... C'erano questi... A quale domanda? Se c'è contemporaneamente un soggetto ha ricoperto le due cariche. No, questa ci ha risposto l'avvocato, lei mi scusi, non ha mai fatto finire. Sono stato in tempestà. Ecco. Non ho intuito, no? Ecco. Non ho capito niente. C'è stato un periodo in cui il Mancion è stato detenuto e nello stesso periodo era detenuto anche Campanella? Ma Mancion mi sembra che non fu detenuto, non era detenuto. Cioè, c'è stato un periodo in cui è stato arrestato Mancion? Mancioni, lei sa quando è stato arrestato? Ma Mancioni durante questa cosa era latitante. Dopo la latitanza è finita. Ah, quando è stato arrestato Mancioni? Un po' prima di me, insomma, è stato arrestato. Ecco.
Quando è stato arrestato Mangion, sì, Campanella era detenuto o era libero? No, era libero Campanella. Campanella era libero, mi sembra. O era... Comunque, questo vabbè. Non mi stai ricordando perché c'è uno... Perché era Campanella il capo di Cina, poi come... Lì... Quando si arresta una persona si va all'accomodo, perché la famiglia, insomma, si sciamma, si sburdi. Sì, sì, comunque questo va già chiarito, vabbè. Perché nei momenti di arresti c'è un po' di sciammamento, non è che si possono fare poi degli appuntamenti più delle cose, si devono aggiustare poi le cose, tutte le famiglie sono così. Lei ha conosciuto personaggi della criminalità palermitana? Io personaggi palermitani della criminalità appartenente a quello ionese proprio ho conosciuto a Gioie, a Nino Gioie, che me l'ha presentato a Eugenio Calè. Quando gliel'ha presentato e dove? Questo mi è stato presentato a Palazzolo. Palazzolo, quando lei parla di Palazzolo, quando parla di Palazzolo intende riferirsi a che cosa? Intendo dire nella casa di la mamma di Esro Gaetano. Sì. Inizia di questa casa. Che insieme a questa proprietà c'è pure la proprietà di Affio Longo, che sono quasi insieme queste case, va? Sì. Però era dentro la casa della mamma di... Ecco, e allora ci vuole ricordare questa occasione in cui lei ha conosciuto... In questa occasione io mi trovavo con precisione, a Lettera Gele, a Belpasso, che aveva un altro pezzettino io di casa, di terreno, che certo vuoto, insomma, mi stavo là. E allora è venuto a mia a prendermi, era di sera, Affio Tomaselli, che è una guardia giurata. Chi l'è venuto a prendermi, scusi, mi sono distratto, venuto a prendere a me. Chi? Affio Tomaselli, che è una guardia giurata che era a nostra disposizione, insieme a Rapisarda Giovanni. Giovanni Rapisarda chi è? Appartenente a Gaia di Santa Paola, questo è. Si chiama Giovanni Rapisarda. Vado avanti. Dove mi hanno detto che ci doveva essere questo incontro, che mi doveva parlare questa persona a Lettera Gele, che un mandava a Macello. E allora nello stesso tempo poi... Lettera? Di Lettera Gele. Io ero a Lettera Gele. Etna? Lettera Gele. Geli. Comunque, che cos'è un bar? Che cos'è? E questa Lettera Gele sarebbe che c'è una fabbrica che fanno gelati, fanno queste cose dolci, va? Allora lei si trovava lì ed è venuta questa guardia giurata assieme a Giovanni Rapisarda per dirle. Per dirle che cosa? E Affio Tomaselli, per dirmi che Marcello aveva portato... Marcello chi? Cuoso Eugenio Calè aveva portato una scusi, persona di Palermo. Persona di Palermo. Presidente, scusi, può parlare più lentamente perché qui non si riesce a distinguere bene il tono e il contenuto delle parole. È una cortesia che le chiedo, signor Presidente, se lo può invitare a parlare più lentamente e a scandire meglio le parole. Grazie. Ho sentito Polvirenti, sì, la richiesta del parlando. Veda lei, fare del suo meglio. Mi sembra che no. È venuta una persona, dice, di Palermo, che dovete parlare, perché si parla in questo termine. E allora sono arrivato là, e là ho trovato a Eugenio Calè, a Nino Gioie. Scusi, a Palazzolo? Sì, a Palazzolo. Sì. A Nino Gioie, Asoro Gaetano, ho trovato Romano,
Angelo Romano, che sarebbe, questo non è un uomo d'onore, ma era, ci faceva l'autista a Nino Gioiè. Che è un palermitano, questo. Sì, ho trovato pure a Filippo Malvagna, perché lui poi capiva che io, insomma, era da quel posto, mi è venuto a trovare. C'era Enza Bella, che poi loro, questi, sono andati in clinica, della clinica hanno avuto una risposta che mi trovava là e sono venuti là. Perché la clinica è vicino, è circa 200 metri, la clinica di Palazzolo. E allora ci siamo seduti, me l'hanno presentato, che apparteneva a Cosa Nostra, me l'ha presentato in quell'occasione a Eugenio, e abbiamo discusso che Totò Riina era stato già arrestato. Che io, infatti, ci ho detto, mi sembra che è più magro, e lui mi disse, dice, ha scalato qualche 15 kg. Quando salutava il giornalista, dice, salutava noi altri. Mi ha detto queste parole di particolarità. E allora c'era stata una trasmissione un poco di giorni dopo l'arresto di Totò Riina, che l'aveva fatto Maurizio Costanzo insieme a Santoro, dove dicevano il fatto di Facconi, che Bummi ci misero a Facconi, però se ne mettono a nuarci ne mangiamo pecciolati. Chi è questo che l'ha detto? Non questo l'ha detto Maurizio Costanzo da una trasmissione insieme a Santoro. Cioè, che cosa, non ho capito questo riferimento ai cioccolatini. Non... Il riferimento è che questo Santoro, Maurizio Costanzo, hanno detto questa parola, che i Bummi, se ci mendevano a lui, se le mangiava per cioccolatti. E allora c'era questo, non so se mi so spiegare. No, non l'ho capito. Non l'ho capito, chi è che se li prendeva per cioccolatini le bombe? Maurizio Costanzo, da una trasmissione dopo l'arresto di Totò Riina, insieme a Santoro, hanno fatto un discorso, questo deve essere registrato, dove dicevano queste bombe che hanno messo a Falcone, che hanno fatto, dice, perché se mi mettono a noi altri, noi ci mangeremo per cioccolati. Ma che voleva dire? Che voleva dire? Ha capito lei che voleva dire con questa frase, che cosa avrebbe voluto dire con questa frase Costanzo? Numacci abbiamo capito per dire che era un fanatico, Numacci in quella posizione che mi trovo io, ho capito che era un fanatico e io ho detto, se queste bombe, se ci mentissero veramente, vediamo se questo si mangiasse per cioccolato. E questa, e allora in questo tempo è nata una discussione, e la discussione è questa. Lui ha detto... Lui chi? Gioiè, sì, ha detto queste parole. Dice, voi ce l'avete la strada per poter fare questo omicidio di Costanzo. Si parlava solo di Costanzo. E allora io... Noi altri eravamo seduti da un divano, però nel spazio della casa, non è perché noi altri parlavamo per conto nostro, non è che l'avo ci potevano ascoltare, c'era questo Enza Bella, che Enza Bella sarebbe un ragazzo che ci fa come ragionieri a Condorelli, e questo ragazzo mi aveva raccontato a me, che conosceva tutti, un fatto di Toroncino Condorelli, conosceva pure la trasmissione di Costanzo, sapeva tutto. E allora io ci ho detto, dice, l'avete questa possibilità a voi a Roma di fare questo fatto? Ci disse, quando io ci spiego una parola a uno. Allora ho lasciato a lui là insieme a Eugenio, mi sono distaccato e ho parlato con Enza Bella. E Enza Bella ci ha detto, senti, non è che potessimo avere questa possibilità di fare questo fatto? Dice sì. Dice, io, insomma, parto un po' di giorni, vedo la situazione e vediamo, dice, quello che si può fare. Va bene. Allora noi poi abbiamo studiato, perché c'era Filippo Malvagna che aveva delle amicizie a Roma, casomai per cercare la casa. Poi c'era una casa vicino a Roma che se l'aveva comprato Filippo Scuderi, però che non ci aveva detto niente ancora di questi fatti. L'abbiamo discututo fra noi altri, perché noi altri avevamo discututo non di fare un attentato con le bombe,
però di spararci, solo di sparare. Si aveva discututo di questo insieme a Filippo Malvagna. E allora poi è successo che sono avvenuti, automaticamente sono avvenuti gli arresti della parte nostra, arresti, mandati di cattura, e ci siamo insomma scombussolati e non abbiamo potuto fare questo attentato, questo omicidio di Costanzo, che poi, come è successo l'attentato, ho pensato subito per dire che sono stati loro, i palermitani, a fare questo attentato a Costanzo. Mi scusi, quindi perché poi voi di fatto non ve ne siete occupati? Perché sono avvenuti gli arresti, sono avvenuti i mandati di cattura. Quali arresti? Gli arresti nostri. Perché Malvagna poi è stato arrestato nel mese d'aprile, così, mi sembra fu nel mese d'aprile. Ecco. Insomma, quelle che si dovevano proprio interessare, ci siamo scombussolati e non potevamo fare più questo fatto. L'abbiamo rilasciato. Ecco, ora mi dovrebbe un po', scendendo sul particolare, chi era presente nel momento, proprio nel momento della discussione? Nel momento della discussione ero io, Romano e Eugenio Calè, erano tutti e tre. E come si chiama, e Gioie c'era o no? Chi l'ha fatto questo discorso dei palermitani, Angelo Romano o Gioie? No, Angelo Romano non poteva parlare perché era un autista, non era uomo d'onore, stava distante. E chi era presente proprio nella stanza in cui si... Nella stanza era un mutante presente, c'era pure Asoro, c'era Malvagna, ma questo discorso l'avete fatto riservato? Riservato, seduto sopra un divano. E allora chi eravate seduti in questo divano? Lei? E ero io, Eugenio Calè e Cuoso, tre ero. Tre. E sì. Gli altri erano invece a distanza? Sì, gli altri erano a distanza e discutevano per loro fatto suo. E chi erano questi a distanza? Questa a distanza c'era Asoro, Gaetano, forse penso che c'era suo fratello Asoro Cammelo, c'era Filippo Malvagna, lui le sa meglio perché c'era Filippo Malvagna, c'era Isabella e questo insomma. Questi e Angelo Romano? Io e Angelo Romano. Angelo Romano era l'autista. Ecco, però io non ho capito se erano nella stessa stanza o se erano fuori. No, era una stessa stanza. Ma c'era un divano e loro, poi c'era un tavolo e loro erano dietro il tavolo, così non potevano ascoltare le nostre cose perché noi ci parlavamo a conto nostro. Poi c'era una voceria perché ognuno parlava c'era le una? Sue cose. Ma si parlava forte, perciò quindi non è che... Perché poi mi sono distaccato io di Giulie e di Eugenio per parlare con Isabella. Ecco, ci vuol far capire perché, se lei ha capito e se le è posto questo problema, perché i palermitani hanno cercato lei e non ad esempio Santa Paola? Guarda, lui quando ha detto questo, che io ho rilasciato questa parola, quando lui ha detto questo dice, se per dire un paio di ragazzi vi posso dare pure io, ma non è, ci disse, ma non ne abbiamo di bisogno. Non ho capito. E Giulia ha detto, nel discorso Giulia ha detto, se qualche paio di ragazzi vi mangono a voi altri, vi damo un omaggio. Cioè, i palermitani. I palermitani, questo no, l'ha detto. Ecco, però io la domanda che le ho fatto era un'altra. L'avevo chiamato avvocato. Ecco, aveva già risposto, comunque non ho nessun problema, non abbia preoccupazioni di questo genere. E cosa stava dicendo Pulvirenti? Sì, mi sono distaccato e ho parlato qui in Isabella. Se si poteva fare questo fatto, se lui era all'altezza dei poteri... Mi scusi, lei stava dicendo che Gioie gli ha detto se vi sono... Se volete uomini... Se volete un paio di ragazze, dici io, ve le mando. Ma io ci ho detto non c'è bisogno perché noi altri siamo abbastanza per fare questo fatto. Magari per non fare vedere che eravamo là, perché... Ecco, ora io le sto chiedendo... Perché, come mai Gioie si rivolge, come mai, le chiedo se lei ha fatto domande o comunque ha capito,
non le chiedo soltanto un suo pensiero. Dico, perché Joyet si rivolge a lei e non si rivolge al rappresentante della famiglia catanese? Ma rappresentante, quando c'era Coso, a Eugenio già c'era l'Inter provinciale, scusi. Se venendo con l'Inter provinciale può dire quello che vuole, vuol dire che la cosa già è stata discussa. Andavo a trovare. Ho capito, lei però ha saputo questa cosa, lei dice c'era presente Galea e sì, quindi era già una garanzia. Dico, lei ha saputo però che tipo di discussioni, se ce n'erano state? Lei dice sicuramente sì, però dico, ha saputo i particolari di incontri eventualmente avvenuti con il Santa Paola? No, è stato giustamente Gioie con Santa Paola, ci buttavano pure, si incontrava, non è che non si incontrava, però non c'è bisogno questa discussione, è stata fra noi a se stesso, e penso che poi anche perché questa discussione è uscita momentanea, non è che è venuto là Gioie per fare direttamente questo discorso, è uscito il discorso di Totò Raina, di questo che parlavano cattivi, e io ho risposto, se le bombe se ci mentissero a lui, vediamo se si mangiasse. Questa è nata la discussione. Allora lui si è preso una responsabilità perché c'era l'interprovinciale, dove ha detto, perché poi lui le faceva presente queste cose, sia Eugenio che sia lui ha detto, ma voi ci fate a fare questa azione così così? Noi altri sì, però la facciamo in modo nostro, perché noi altri cose di bummi cercavamo di non ne usare. Ho capito, lei ha detto che all'epoca Totò Riina era arrestato. Sì, era arrestato. E il Gioie veniva per conto di chi? Ma lui veniva per conto di Totò Riina sempre. Non ha importanza, era stato arrestato, vuol dire che i contatti c'erano. Lei ha avuto altri contatti nel corso di questi anni in cui è stato latitante? Ha avuto altri contatti lei o gli uomini della sua organizzazione con personaggi di Palermo? Con personaggi di Palermo per fatto di droga, però è un fatto che dico io, questo isolato, non aveva niente che dire con Giuè o con Totò Riina o con gli altri, perché ora spiego il fatto com'è. Questi ragazzi, uno si chiama Franco e uno Paolo, sono palermitani, abitavano a Roma, andavano in un quartiere Residenzi, che era un quartiere dove ci stavano gente insomma importante, e loro erano persone che si qualificavano persone importanti, perché stavano vestiti ben eleganti, erano. E allora queste persone in galera, da una carcerazione, avevano conosciuto Arazio Caudullo, che questo Arazio Caudullo faceva parte poi a mio gruppo. A noi altri, va? Sì, ho capito. A noi altri, faceva parte a noi altri. E allora nell'ultimo tempo, nei principi del 92, nei principi, perché quando hanno arrestato il mio figlio Nino, dentro l'anno 92 già questa droga era stata arrivata. Ecco, io disegno i cose. Quanto hanno arrestato? Nei principi nel 92 quasi hanno arrestato a Nino. E questa droga era già arrivata? Sì, detto? Questa droga era stata già arrivata di un paio di mesi. Ecco, perché non so, insomma, neanche mi ricordo il tempo preciso. E allora è stato così il fatto della droga. Io ci ho detto a Razzio Caudullo, dice, io conoscevo due ragazzi di Palermo, che erano due ragazzi a posto, che, come mi dicevano a mia, avevano una strada alla Colombia, proprio in Colombia, per buttare quando è che gioca, ne vogliono buttare. E allora, siccome noi ne trovavamo un po' debole come soldi, perché Orazio, Pino Orazio era in galera, che poi pigliavo le gassole, e insomma ci volevano soldi, altri erano in galera, ci volevano soldi. Orazio chi, mi scusi? Pino Orazio era nel nostro gruppo. Sì, sì.
E allora noi c'eravamo un debole, perché prima sì, si maneggiava questa roba, non dico che non si maneggiava, però erano vari nei gruppi poche cose, perché questi gruppi che avevo io si sovvenzionavano di loro stessi, fra di loro stessi. In Baragoni un gruppo erano 20 ragazzi, ne attaccavano a due, quelle 15, quelle 16 che rimanevano pensavano per quelle due, un altro gruppo faceva la stessa cosa, non c'era una bacinella per dire un fondo casso che ero io responsabile, che arrestavo una persona e dovevo pagare io, perché questo l'abbiamo fatto per un anno. E poi quando ne fece i miei conti ci volevano qualche 70.000, io c'avevo mentre la sacchetta di sacca mia, e allora non mi è convenuto più, ho detto niente, ognuno si giosse da se stesso, ogni capogruppo. E allora come infatti si tirava avanti così, perché i capogruppi sono tutti quasi collaboranti, lo sa questo, quello che dico io. E allora è successo che ci disse, io ci potevamo parlare con questi ragazzi, dice sì. E allora Arazio Cavolullo camminava con Filippo Malvagna e sono andati a trovare questi ragazzi a Roma, perché Cavolullo aveva l'indirizzo, l'indicazione, e l'ha portato da una casa, che questa casa poi me l'ho venduta io a Palazzolo, era mia questa casa. Quando lei parla di Palazzolo, parla... Sì, parlo sempre della stessa contrada. Sì, beh, cioè una contrada che è vicino Belpasso, Paternò, sì, e Palazzolo... Sì, Belpasso. Belpasso. Appartiene a Belpasso, anche che è più vicino a Paternò, però appartiene a Belpasso. E allora l'hanno portato in questa casa e abbiamo discututo... E chi ha portato? L'ha portato Mavagna e Razio Caudullo. Ma chi? Chi ha portato? A questo Franco... E questo Paolo. Abbiamo discututo, e però hanno fatto capire questi ragazzi perché di non dire niente a nessuno, perché erano uomini, ragazzi riservati di Totorina, però loro con Filippo e Corazio Caudullo, che erano fra di loro ragazzi, sono aperte meglio. Perché come una cosa che avevano un affronto a dirmi a mia queste parole, perché queste parole poi me l'hanno fatto capire loro di non si sapere niente, non manca dici non si deve sapere niente, però poi sia Filippo che Razio Caudullo mi hanno fatto capire che erano uomini, ragazzi riservati da Totorina, che questa gioca che loro ci ascoltavano se devono a Palermo pure. Dice, perché noi l'abbiamo contrattato noi altri? Perché loro questa roba la pigliavano, vendemmo a 40 milioni, a 45 milioni. Era questa la portata della coca. Invece se noi la compravamo a Catania, si trattava 60, 70 milioni, 80 milioni. E quindi non potevamo guadagnare niente. Perché poi era tagliata, era fatta, schifiata, non si poteva guadagnare niente. Invece quella pura, come buttavano loro, 45 milioni, noi si potevamo guadagnare qualche cosa. E allora come infatti così è stato. Questi hanno fatto, sono passati circa un mesetto così, hanno fatto un viaggio, non so quando ne hanno portato poi per gli altri, però della parte nostra hanno portato 12 kg di coca. Penso che era 11 kg di coca e poi c'era un chilo che si usava, un materiale che si usava per tagliare questa coca. E hanno buttato questa roba. Questa roba, se ci fu data in battenza un po' di soldi, poco, perché poi i soldi si ci davano a mano che si vendeva. Ma questa roba poi fu divisa a tutti quasi i gruppi. Pure a Puglisi fu divisa. Un chilo, un e mezzo chilo fu divisa anche a Forasteri, a Nino Mondrione, io questo l'ho detto sempre, e fu divisa a vari gruppi, però e Forasteri se ci dava giusta, no 45, se ci dava per dire 70-80 per quello che noi ci potevamo guadagnare, però i capogruppi nostri se ci dava per lo stesso prezzo che l'avevamo comprata, perché loro con i soldi che pigliavano potevano soddisfare le famiglie, potevano pagare gli avvocati e le spese le dovevano portare a noi altri per poter poi pagare questa roba, insomma, comunata uno a noi altri. E questo è
Poi nello stesso tempo hanno arrestato a Marvagna Arazio Cavodullo. E allora quando hanno arrestato a Marvagna si è perso un po' di contatto, perché Marvagna ci doveva dare 100 milioni a questi. E allora io questi soldi non l'avevo, e la casa, questa di Palazzolo, me l'ho impignata, l'ho venduta, l'ho fatta per recuperare io, per recuperare proprio questi soldi per poter pagare a questi ragazzi. Perché poi questi ragazzi una sera sono stati portati a Palazzolo. E sempre fuori, però, questa volta eravamo fuori, perché mi ricordo bene c'era pure Nino Cosentino che mi è venuto a trovare a me. E l'ha portato Carmelo Asoro, perché loro sono andati a trovare Carmelo Asoro. Nella fine Carmelo Asoro l'ha portato perché io ci dovevo dare questi soldi. E ora mi ricordo bene che io questi soldi di 100 milioni li ho dato a loro, 75 milioni, perché 25 milioni non l'aveva e ce le doveva dare, perché poi sono venuti gli arresti, le cose, e non ce l'ho dato più, non ci siamo visti più, ci siamo visti due volte. E questa è la storia precisa di palermitani, questo è per Pasciotti. C'erano stati altri ragazzi di Palermo con ora, cui... Però questo è un fatto isolato e quello è un altro fatto. Quale? Quello che mi sta dicendo ora di Palermo. Cioè? Perché di Palermo poi c'era un ragazzo, prima di questo ragazzo io ho conosciuto Enzo Meli. Prima di chi? Mi prima scusi. Di un ragazzo si chiama Piero. Mi scusi, lei ha parlato di Franco e Paolo. Sì, ora sto parlando di un ragazzo che si chiama Piero, però sto parlando anche puro di Enzo Meli, uno che si chiama Enzo Meli. Ecco. Oh. Però voglio parlare prima di questo Enzo Meli, sì. Perché questo ragazzo è entrato in secondo tempo, è stato poco, insomma, avvicinato a noi altri. Quando c'è stata la guerra a Mister Bianco. E questo Enzo Meli io l'ho conosciuto verso l'85, l'86, da una campagna mia a Valcorrente, insieme alla sua famiglia, perché questo Enzo Meli, sua moglie è di Paternò, e poi un nipote di questo Enzo Meli che si chiama Renato ha sposato una figlia di Tano Asoro. E allora per questo è entrato... Mi scusi Enzo, vuole ripetere un attimino questi rapporti. Enzo Meli, la moglie di Enzo Meli è di Paternò. E questa moglie è parente di chi? Questa moglie adesso, prima non era niente, erano solo amici. Solo amici con Tano Asoro, con Carmelo Asoro. Però poi sono diventati in secondo tempo un nipote di questo Enzo Meli di Paternò, ha sposato la figlia di Tano Asoro. Ho capito. Oh. Però noi altri, quando ci siamo visti nell'85, non è che con questo abbiamo discusso cose di Palermo e Ciafi, no, completamente. Però mio compare mi diceva che questo di Palermo era cugino di Pullarà. Questo di Palermo chi? Enzo Meli. Eh? Era cugino di Pullarà. Pullarà il nome? Pullarà, e Pullarà di Palermo, non so il nome, questo appartiene a Ionesi, a Cosa Nostra. I Pullarà, una famiglia c'è di Pullarà. Che il suo compare chi è? Mio compare è Tano Asoro. Diceva che questo era cugino di queste persone, però mio compare diceva, informatevi voi, qui è, qui non è. Però che sono passato, è passato del tempo, non è che è stata subito questa cosa, perché non mi è interessata. Lui l'ha portato là per divertimento in questa campagna, io ero là di tanti. Però ero con la famiglia, eravamo tutti che ci divertivamo, con le famiglie. E poi passando del tempo si disse, ora mi informo io. E allora ho parlato poi con Piero Puglisi e ho detto, c'è questa persona di Palermo che dice di essere parente di questi, vedi tu che cosa è.
E allora lui si è informato e mi ha portato una risposta che questo non era affidabile il 100%, ma era il 50% affidabile. Non era preciso per come per dire che lui sarà s'avandava di certe cose, questo. E allora poi è successo che questo comprava macchine di queste sequestrate. E a Catania, perché poi è stato presentato a Malvagna, si è interessato Filippo Malvagna, lui per queste macchine, perché io non mi sono interessato, si è interessato lui, io ero là di tanti, si è interessato tu. E penso che ha comprato pure qualche macchina, perché lui aveva l'autosalone nel paese dove abitava, che non so questo paese come... aveva un autosalone questo Enzo Meli, e comprava queste macchine sequestrate e poi lui se le vendeva. Poi è successo una volta che sono successe un paio di rapini, e non so specificare questi orologi dove vengono perfettamente, perché è stata commessa una rapina a Taormina e poi è successa una rapina forse a uno rappresentante, così, perché non è che uno può tenere a cura le rapine che vengono studiate, vengono, perché succedono momentaneamente. E allora mio figlio Nino di queste rapine ha rubato 40 orologi, che questi 40 orologi non ricordo la marca, però erano importanti, orologi importanti che costavano cari. E dice, siccome questi orologi lo vamo, vedi se tu puoi recuperare qualche cosa di soldi in più, vedi se c'è un potesse venire lontano di qua, così ne conosciono. E allora io di questi orologi ho parlato qui a Enzo Meli, parlai qua a Asolo, poi mi fece portare a Enzo Meli e parlai qui a Enzo Meli. Se lui poteva vendere questi orologi, e io ci ho chiesto 100 milioni di questi orologi. Lui dice, vediamo quello che posso fare. Vi manda Dio, dice, che posso comprare, cioè qua a Asolo. E allora lui si portò questi orologi, cioè... lui, io a parlare a Palermo e parlavo chi pullerà. I pullerà ci dicono porta questi orologi. E allora Asolo vinni, io ci dessi questi orologi ci buttavo a Stoienzo. E Stoienzo, questi orologi ci buttavo e pullerà, per come insomma è la cosa. Ci buttavo e pullerà. E pullerà ci potevamo dare 70 milioni di questi orologi. Però questa paga di questi orologi non avveniva quasi mai, perché sono passati quasi un paio di mesi, e come si fa? E così, li devono vendere, devono fare, c'erano sempre problemi. E ci disse io, ma io ho bisogno di soldi, o soldi, o se non se c'hanno ciocca, queste mandano ciocca. Questo, sono state parole. E allora, quando io ho fatto questo discorso, mi hanno portato 40 milioni, Asolo, che mi mandava lui, questi pullerà, ha buttato 40 milioni, sono rimasti 30 milioni, da questi 30 milioni che sono rimasti, ci ho detto io, siccome noi troviamo scasse, vedete se potete mandare un po' di troca, qualche cosa di troca. E allora questo ha mandato una bustina, Cuttano Asolo l'ha mandato, questa bustina di troca, dove io questa bustina ce l'ho dato a Malvagna, perché non sono tanto combattenti, ci disse vedi tu com'è questa roba, questa gioca. E allora dove Malvagna dice questa roba non va, non è buona. E allora io ci disse senti, te la puoi sbrigare tu con questa persona, tanto tu o conosci o fai e ci vai direttamente a trasfugli tu. E allora in questo fatto è entrato Filippo Malvagna, dove poi lui mi ha portato la conferma che se l'aveva sbregata lui, e penso che ci aveva dato se l'era? Penso che ci aveva dato la droga, perché lui mi disse me l'ho sbregata io, poi io non ci seguo nell'interessamento proprio, perché se l'era sbregata nel senso che si era fatta dare altra droga? Altra droga, di 100 milioni altra, sempre quella, ecco. Non è che ci ha mandato prima, ho mandato una bustina. Ecco, ma lei ha parlato anche oltre di Enzo Meli di un altro personaggio, di un altro sì, ragazzo. Ora io il fatto di Enzo Meli finisce qui, e poi vorrei aggiungere che questo Enzo Meli aveva un cognato che si chiamava Lucio di Paternò, sarebbe fratello di sua moglie, penso, Lucio.
questo Lucio poi si è intestato un motorino che ce l'ha intestato Cosentino, mio nepote Cosentino, che questo è collaborante, che questo motorino ci doveva camminare io. E ce l'ha, intestato questo Lucio, che era cognato di Cosu, però non era uno trafficante, era uno, e questo Lucio che faceva solo nei campagna, rubava cose di antecari, cose antiche, mobili antiche, rubava queste cose, non era uno che era trafficante. E questo è così. Poi è entrato un personaggio di Palermo che sarebbe questo Piero. I cognomi di sa? Mi sembra che si chiamava Caloforo. Caloforo, perché dico questo? Perché io. Come si chiama? Caloforo, Canoforo, così, una cosa del genere. E allora questo personaggio? Non ricordo preciso, a me mi sembra si chiama così. E allora questo personaggio è venuto, poi si è mescato questo personaggio perché? Perché Filippo Malvagna, Razio, Cavodullo, Filippo Malvagna, sempre Filippo Malvagna andava sempre a Palermo, cioè Stenzo Mele, andava sempre a Palermo, e hanno conosciuto questo ragazzo, perché non so spiegare come l'hanno conosciuto questo ragazzo. È venuto questo ragazzo e dice che lui era avvicinato a, insomma, e quello Ionese, diceva che era avvicinato, diceva queste cose. Chiedo scusa, dottor Bertone, le chiedo scusa, il ragazzo al quale si fa riferimento in questo momento può chiedere chi è? Perché abbiamo perso un po' il filo. Ha detto Garofalo, Piero Garofalo. Di questo sempre Garofalo, Piero. Sì. Grazie, scusate. Sì. Diceva che questo ragazzo si avandava, diceva che era avvicinato, però noi altri, insomma, avevamo una certa fiducia, però ancora non pigliavamo provvedimenti qui era e che non era, perché si devono prendere anche delle provvedimenti, però questo ragazzo si metteva a disposizione di Filippo. Filippo mi diceva è un bravo ragazzo, così, qua là. Perché? Perché questo ragazzo aveva poi delle amicizie, perché mio figlionino era stato arrestato, si trovava a Monte Cassino, vicino a Napoli. E allora noi altri temevamo che queste negozia che erano rimasti, che poi l'hanno arrestato nella Toscana, temevamo che queste negozia avevano contatto di quello che noi altri sapevamo così in aria, non con precisioni, avevano contatto con Camminaferi. E allora noi altri abbiamo pensato che potevano colpire pure mio figlio in questo carcere, perché era un carceretto piccolo. E allora questo Piero si è messo a disposizione dove lui a Napoli aveva amici pure di Palermo, che poi questi amici di Palermo l'ha portato un giorno da questa casa, sempre mia, dopo a Vaccorrenti. Chi l'ha portato? L'ha portato sia Malvagna e sia Piero. E sia? Pure Piero, Piero Caloforo. Hanno portato a chi, mi scusi? Hanno portato due palermitani. Altri due palermitani? Sì, altri due palermitani che non erano palermitani, che appartenevano a qualche, insomma, a qualche organizzazione, perché erano palermitani che facevano dei truffe. Cioè, dei truffe di che cosa? Avevano una specie di aziende, per come dicevano loro, perché poi mi hanno fatto pure un regalo a me, facevano i Rolex fasulli, però di oro erano. Però il macchinario... Facevano? Rolex. Orologi. Perché me ne hanno dato uno a me. Presidente, c'è troppo brusio in questo momento. C'è troppo brusio, altrimenti... Bisognerebbe anche rientrare nei limiti della... No, Presidente, siamo nei limiti. Presidente, stiamo parlando... Questo, mi consenta di dissentire. Certo, siamo nei limiti. No, dico che l'area così di attenzione non è proprio precisa, ma diffusa. Un po' dipende anche da quello che sembrano divagazioni così di prima acchito. Adesso rientriamo... un metodo che consenta... A ogni modo... Un po' di silenzio in aula e procediamo. Posso?
Ecco, cerchiamo di essere più sintetici, cioè di stringere un pochettino in modo che... Di stringere, giustamente, se le cose sono più... Sì, io voglio sapere, cioè questo... Piero portò queste due palermitani, che poi, sì, Piero Caloforo portò queste due palermitani. Erano persone anziane, che a me mi hanno regalato un orologio. E perché dice le portò queste persone? Perché queste persone poi, per darci l'appoggio a Filippo Malvagna, a Razzio Cavodullo, o a Turi Grazioso, a queste, per darci l'appoggio di poter colpire qualcuno di queste negozia che sa facevano da questi paraggi. Puro in Puglia questo ragazzo Piero poi ha trovato delle amicizie pure nella Puglia, perché si parlava che poi questi erano pure a Bari dopo una Puglia. Quindi questo ragazzo accorreva in queste cose. Poi nello stesso tempo si parlava con questo ragazzo che lui era un trafficante di fumo, non di coca, di cose, di fumo, dove eravamo rimasti che lui doveva prendere, insomma, le amicizie che aveva lui, doveva prendere qualche 100 kg di fumo che ce lo doveva dare a Filippo Malvagna, che poi questo non è venuto. Non è avvenuto? No, non è venuto, completamente. Ho capito. Poi questo abbiamo saputo che a Palermo rubava cami, faceva cami. Sì, e allora dicevo, volesse fare qualche camion, già abbiamo caputo della droga. Pulvidenti, sì. Io voglio sapere, da questo Piero o con questo Piero Caloforo avete trattato l'acquisto di sostanze stupefacenti? Sì, abbiamo trattato che lui doveva comprare 100 kg di fumo. Ecco, e questa trattativa... Però non l'ha portato questo. Non l'ha portato perché? No. Perché non c'è stato, insomma, no. Ecco, e questo è l'unico affare di droga trattato con il Caloforo. Sì. Mentre con l'altro soggetto Enzo Meli avete trattato, diciamo, lo scambio orologi... Sì, non tutti però, ecco. 40 milioni me l'ha mandato. Orologi, droga, che tipo di droga era? Coca. Coca. Sempre coca. Mentre l'acquisto che avete fatto dagli altri due palermitani, il Franco e il Paolo, che sostanza... Era coca. Era coca. Sì. Ora voglio sapere, nel tempo, è avvenuto prima l'episodio di Enzo Meli o l'episodio dei due ragazzi Franco e Paola? Capito la domanda? Sì. Cioè, è avvenuto prima questo scambio orologi-droga? Sì, penso che è avvenuto prima questo scambio. Penso, però non sono con precisione, ma penso che è avvenuto prima. E questo invece trattare con il... Piero Caloforo, il quantitativo di fumo è avvenuto ancora prima o dopo? Contemporaneamente, quando si trattava quella, che si trattava questa... Si trattava quella che cosa? Quella con Paolo, con questo Franco, Filippo Malvagna, trattava pure con questo Piero. Ho capito. Perché questo Piero l'ha conosciuto prima. Ecco, ora, di queste trattative con Franco, con Paolo, con Piero e con Enzo... L'organizzazione del Santa Paola era al corrente o no? No, non era al corrente, non poteva essere al corrente perché questi ragazzi, allora l'ho spiegato bene, questi ragazzi erano due ragazze riservati di Totò Raina, perché lo davano a capire loro e poi l'ha confermato, loro ce l'hanno confermato a Malvagna e pure a Razzio Cavodullo, di non si sapere niente completamente. Signor Pulvidenti, lei ha parlato di questi 11 kg di sostanza stupefacente forniti dal Paolo e dal Franco. Sì. Come furono pagati dalla vostra organizzazione? Queste furono pagate nell'organizzazione, prima se ci sono state date un po' di soldi, perché l'abbiamo cucchiato fra di noi a se stesso, perché si faceva in questo modo. E poi... a mano che si vendeva questa roba, se ci davano i soldi. Tutta la cosa, i conti, cosa l'aveva tutti Filippo Malvagna. Sento una cosa, e l'ammontare complessivo lo ricorda quant'era? Quanto doveva essere pagato per 11 kg di questa sostanza?
E 11 kg ieri a 45 milioni. Al chilo? A 45 milioni al chilo. Al chilo. E può ribadire chi sono state le persone che poi ebbero questa sostanza stupefacente del suo gruppo? Sì, certo. Presidente, l'ho detto, il professore ha già risposto a questa domanda indicando i soggetti con cui ha trattato. In relazione all'episodio, quindi credo che sia ripetitivo. Dico, non è un chiarimento, ha già chiarito le persone con, quelli con cui ha trattato. Io chiedo, sì, sì. Presidente, ha risposto precedentemente. Ha detto, ha chiarito puntualmente i nominativi uno per uno. Qui stiamo parlando di quella a cui è stato diviso. Si può sentire perché è oggettivo, si può sentire. L'ha già detto. Hai già chiarito e ripetuto. Io ho chiesto di specificare chi sono le persone fisiche alle quali venne consentito. Ed è stato chiarito prima. Si ripete l'opposizione, può rispondere. Posso parlare? Dunque, un chilo ci è stata data a Piero Puglisi, di questa roba. Un chilo ci è stata data a Nino Cosentino, che era un capogruppo puro. Un altro chilo ci sia stato a Tore Grazioso, a Pippo Grazioso, mezzo chilo ci è stata data a Pippo Mondoleoni di Atrano, un altro mezzo chilo ci è stata data a uno che si chiamava, era di Biancavilla, Uzzizzo, che poi questo è stato ucciso quasi contemporaneamente da noi altri stesso, è stato ucciso. E quindi, e poi l'accia, insomma, è rimasta nelle mani di Malvagna, che la vendeva lui stesso questa roba. Gazioso faceva parte a Guidotto, a questi, insomma, a questi vari gruppi. Fu spattuta e divisa a tutti i gruppi. Forasteri a due persone sue. Non sono sicuro se a Fallica di Paternò ci ha dato pure un po' di roba pure Malvagna, perché si parlava pure di questo, però no, non lo so se ce l'ha dato. Va bene. Sento una cosa, signor Pulvidenti, sì. Che lei sappia, vi erano altri canali oltre quello che ha quelli indicati attraverso, sì, i quali avevate o potete avere sostanza stupefacente? Stupefacente non, anzi, le potevamo avere benissimo, perché ora mi spiego bene, perché Pippo Grazioso, Gangagnolo potevano andare liberamente loro, però il fatto era del prezzo qua, che non potevamo, eppure Severino Samberi, liberamente potevano andare a prendere queste droghe nel Tore Basetta a Milano. Tore Basetta è uno appartenente a Santa Paola, cioè a Nuasi, la nostra famiglia, però non è uomo d'onore, ma è un trafficante di droghe. Questo da che periodo che lei ricordi? Un periodo che ricordo io, quasi sempre, a parlare anche dell'83 in poi, perché poi questo Tore Basetta l'hanno arrestato a Catania, forse doveva spiegare una condanna, una cosa, l'hanno arrestato a Catania insieme a Mazzaglia Antonino, che si trovava insieme a Mazzaglia Antonino. E c'era Pippo Grazioso, mi sembra che Pippo Grazioso è scappato di questa macchina dove si trovavano loro, che sono scappati. Quindi questa amicizia con Tore Basetta c'era a parlare dell'83, e Tore Basetta, la droga che vendeva a Milano, la percentuale gli era combinato che ce la doveva dare qua alla famiglia di Santa Paola, la doveva portare. Poi, chiedo scusa, lei come sa che doveva essere data una percentuale alla famiglia di Santa Paola? Perché me l'ha confermato lui Tore Basetta, che quando è uscito dalla galera, Cammelo Cangagnolo me l'ha portato dove ero io la detante. E chi gli ha portato, il Basetta? Sì, a Tore Basetta. L'ha portato Cangagnolo, Melo Cangagnolo, lui lo sa. Me l'ha portato dove ero io la detante. In che periodo è? Sì. Non ricordo il periodo in cui... il periodo, dottore, non... quando lui è uscito dalla galera, questo, io posso portare queste date. Lui chi? Non... il Gangagnolo o il Basetta? No, quale Gangagnolo? Basetta. Basetta. Era uscito dalla galera. Si sta riferendo a quell'arresto che ha avuto con il Mazzaglia? Sì. Lui poi era uscito dalla galera. Non so, passare un paio di anni, non mi ricordo bene qua, che non posso ricordare. Dieci anni di storia, di traffico e di cose. E allora
l'ha portato dove diceva che lui doveva dare questo conto, perché si parlava di un cagnolo di guadagnare qualche cosa, doveva dare pure questo conto. E quello che poi lui ha discusso, questa roba a lui non è che la aveva a prendere lui in Colombia, ma bensì erano i Ciulla che ci davano, i fratelli Ciulla. Che poi cioè, Basetta riceveva la roba dai Ciulla? Dei Ciulla. Perché poi io ritorno indietro, ho conosciuto uno dei Ciulla. Aspetti, però proseguiamo con questo discorso. I Ciulla erano a Milano, puro. Questa gioca passava prima nelle mani di Ciulla, poi nelle mani di Dottore Basetta. Allora il Basetta le ha confermato questo discorso che dava la percentuale al Santa Paola, è questo che ha detto? Sì, perché lui aveva una vendita... Anzi, lei ha detto alla famiglia Santa Paola. Sì, alla famiglia. Lei sa a chi andava esattamente questa quota della famiglia Santa Paola? A compagnere, a Santa Paola, personalmente. La famiglia Santa Paola, la famiglia è lui, andava a lui. Non mai fatto. No, non commentiamo, Pulvirenti. Santa Paola, per favore. Lei sa quanto ammontava questa percentuale? No, questo non lo so. Non lo so perché non l'ho avuto spiegato. Lui diceva la percentuale di quello che vendeva. Doveva andare a lui. E... vedete se potete fare qualche cosa. Come infatti lui dava qualche poco di cioca a sia Pippo Gazioso sia Gagnagnolo. E lui chi? Basetta. Senta, che lei sappia, vi erano altre percentuali che venivano corrisposte dalla Basetta? Altre percentuali che venivano? Altre quote, che lei ha detto, cioè c'era una quota, una percentuale che andava a Santa Paola. Ve ne erano altre percentuali che andavano ad altri? A parte nostra no, perciò non penso ad altri. Senta, questo rapporto con il Basetta, fino a quanto è durato? Il rapporto con Basetta è stato sempre, dall'83 in poi sempre è stato, però giustamente non ci siamo incontrati due volte, una volta quando l'hanno arrestato, una volta quando è uscito, poi lui ci affegava a Milano, quello che lo incontrava era Cangagnolo, Samberi, questi erano che ci affegavano, che lei sappia. Fino a quando, ecco, il Gran Cagnolo, il Samperi, si sono recati, diciamo, dalla Basetta per acquistare una sostanza stupefacente? Fino a che poi l'hanno arrestato, Basetta, l'hanno arrestato un'altra volta. A distanza di quanto tempo rispetto al primo arresto? Secondo tempo non lo so, però poi quando l'hanno arrestato, avevano altri canali, perché Samperi, loro... ci sono queste cose, magari si nascondono, non è che a me mi danno una percentuale di questa roba, ci trovate un paio di milioni così, perché? Perché c'era la storia che io avevo affermato, ogni gruppo si doveva sovvenzionare di se stesso, quindi conti non ne buttava nessuno, non è che c'erano conti, perché l'avevo detto io stesso questo. Senta, i gruppi quando sono nati nella sua organizzazione? Ma dell'83 in poi. Quando? Dell'83 in poi. E questo discorso dell'autofinanziamento invece a che distanza di tempo rispetto alla nascita dei gruppi si ebbe? Ma a parlare poi nell'84, l'85 già si faceva così, nell'84, già, perché già eravamo abbastanza persone e si faceva così. Poi dopo un po' di anni si è pensato invece di fare una bacinella, però non ci sono riuscito perché poi a fine dell'anno mi ho fatto i conti, io dovevo mettere di sacca con che 70 milioni e non ci sono riuscito, e allora ho affermato che ognuno si gestiva da solo, sia di stipendi sia di avvocati e di tutto questo. Senta, signor Pulvirenti, può rindicare e specificare tutte le persone del suo gruppo che avevano rapporti con il Basetta? Le persone che avevano rapporti con Basetta, quelle principali. Signor Presidente, è già stata rigettata? Sì, può rispondere.
Io ho visto quelle principali, proprio i gruppi principali. Lei, tutti quelli che ricorda, signor Pulvirenti, sì, se ve ne sono altri. Quello che ricordo, giustamente, Puglisi aveva l'amicizia pure. Puglisi no, chi? No, ma Piero aveva l'amicizia. I suoi cugini, che abitavano a Milano, avevano l'amicizia. I cugini di chi? Di Piero. Di come Puglisi. Si chiamano questi cugini, lo sa? Ma penso che uno si chiama Salvatore, uno Mimmo, così, però non ho avuto tanta frequenza, va. Non ho avuto poco frequenza, però erano cugine sue che abitavano a Milano e avevano l'amicizia con questo Turi, avevano pure l'amicizia. E poi Mazzaglia Antonino aveva l'amicizia pure, che è nata in secondo tempo questa amicizia, insieme a Gangagnolo, insieme a Gazioso, e tutto insieme. E di questo rapporto fra il Piero Puglisi e il Basetta, lei come ha avuto conoscenza? Questo rapporto fra? Fra Piero Puglisi e il Basetta. E come? Certo sono venuto in conoscenza. E come? No, perché sto Basetta, una volta che era a Milano, poi è stato insomma di più Gangagnolo che è venuto in conoscenza di questo Basetta. E poi questo Basetta si è saputo addirittura che era amico di questa cucina di Puglisi, di Piero Puglisi. Come si è saputo? Lei come l'ha saputo? Ma io l'ho saputo quando è venuto là a trovarmi a mia, nell'83, così, che era amico pure di loro. Senta, allora questi ciulla chi sarebbero invece? Questi ciulla sono palermitani. E allora questo ciulla... Questo dobbiamo ritornare indietro per il fatto di Ciulla, perché Ciulla io l'ho conosciuto e che ancora non ero non latitante io e nemmeno latitante Santa Paola, e l'ho conosciuto nella casa a San Giovanni Calemmo di Sauca Salvatore, di Sauca Salvatore. E allora perché questo Sauca Salvatore non è che a me l'ha presentato Santa Paola, me l'aveva presentato prima di io essere nell'organizzazione Pecio Frondella, perché Pecio Frondella in quei tempi, perché fu un botato con mia, rubava qualche bilomera, qualche cosa, e stava vicino di questo Sauca. E allora mi ha detto a me, dice anche Stiano Buono, così qua là, non si trattava ancora di gioca e di cose, perché noi non ne maneggiavamo in quei tempi, io facevo. Scusa Presidente, il Savoca c'ha qualche soprannome? Che lei sappia? È un Milanisi. Un Milanisi? Sì, duro Milanisi. Prego, continui. E allora poi è successo che questo Savoca, poi è successo insomma che è entrata questa guerra a Catania. E questo Sauca, ho capito insomma che era, faceva parte, che era un amico nostro. Era un amico nostro. E allora un giorno io sono andato a casa di questo Sauca, perché ero vicino, io abito Mister Bianco, però sempre vicino a San Giovanni Calemmo. Sono andato a casa perché lui mi invitava sempre, però con mia famiglia, anche con la mia famiglia, mi invitava sempre. Però non mi faceva capire i traffici che faceva lui. L'ho capito poi quando c'è stato, che io sono entrato nell'organizzazione. E allora un giorno, mentre mi trovavo là, è venuto questo Pino Ciulla. Questo Pino Ciulla. Dice, questo si chiama Pino Ciulla, di Palermo, a Milano. Insomma, questi discorsi. E allora ci è stata una telefonata, dove ci hanno telefonato a Santa Paola. Chi ha telefonato? Sauca, che ce l'ha detto Ciulla, perché il telefono non ce n'era portabile allora. Ha telefonato con il suo telefono. A Santa Paola chi? A Santa Paola Benedetto. Ci ha telefonato che lui si trovava a Pammicara, nell'autosalone, è venuto con la macchina e poi si sono appartati tutti e due, perché io non potevo ascoltare, perché lui era un onore e quello pure. Si sono appattate tutti e non so quello che hanno discusso, non so quello che hanno discusso e basta. E questa è stata una, cioè il Santa Paola dov'è che
Dove è avvenuto questo incontro, chiedo scusa? In Sauca, no, milanesi, a San Giovanni Galeno. Dove c'era anche lei? Sì, c'ero io pure. Io ci andavo sempre da questo, anche con la famiglia ci andavo, da questo Sauca. Che periodo ha detto che siamo? Ma siamo, lui era libero, nell'82, l'89 e mezzo, così, era libero, pure io ero libero. Poi ha saputo... Ha saputo l'oggetto, mai l'oggetto della discussione fra con il Santa Paola? No, non l'ho saputo, però non l'ho saputo, però ho capito che si poteva trattare poi in secondo tempo di ciò, perché poi dopo un po' di mesi questo Turi si è messo a disposizione di un ragazzo che io si chiama Pino Orazio, dove insomma si parlava di gioca, e si è messo a disposizione e ci ha dato qualche mezzo chilo o un chilo o mezzo chilo, non ricordo bene, di gioca a questo Pino Orazio. Senta, allora chi si è messo a disposizione, se può? Si è messo a disposizione Turi chi? Un milanisti Sauga, e ha dato questa roba a Pino Orazio, non mi ricordo se ce l'ha dato due volte o tre volte, perché poi l'hanno arrestata a Pino Orazio. Sento una cosa, ma lei come ha ricollegato, diciamo, questo evento, questo episodio al discorso che aveva avuto il Santa Paola? Ho ricollegato così, perché penso insomma discutere uno di questi traffici, perché poi no, insomma non è che ho sentito proprio il discorso, perché non l'ho sentito. Si sono scattate fra di loro, perché poi ho visto che questo faceva e trafficava roba, questo so. Senta, lei sa se il Turi milanisi, il Sauca, ha subito mai processi? Sì, mi sembra che ha subito il processo. Quale maxi processo? A Palermo, mi sembra che è. Poi non ci siamo viste, perché poi ci siamo distaccate noi altri, quando è stato arrestato Pino Orazio, che poi sono stato latitante, e poi questo l'hanno arrestato per gioca, mi pare, o milanesi, guarda, ci sto pensando, l'hanno arrestato per gioca, e poi non ci siamo viste più. Senta Pulvidenti, lei sa per quale motivo il Basetta doveva dare una quota al Santa Paola?